È bufera a Lagorio ormai da diverse settimane, da quando nelle abitazioni dei cittadini dei comuni che rientrano nell'ambito dell'atto 3 sono arrivate le fatture relative al recupero partite pregresse ante 2012. I sindaci sono sulle barricate insieme ai cittadini, chiedono la sospensione degli incassi, addirittura la revoca della delibera del commissario straordinario che ha disposto l'invio di queste bollette. Noi abbiamo cercato di fare chiarezza insieme all'amministrazione delegato della Gori SPA, Claudio Cosentino. Ecco perché bisogna pagare queste fatture secondo l'AD della società, che spiega nel dettaglio cosa si paga con quella bolletta. La Gori è nella bufera da qualche settimana dopo l'invio agli utenti delle fatture relative al recupero partite pregresse ante 2012. A cosa fanno riferimento queste fatture innanzitutto? Allora, intanto vogliamo dire che è un recupero che sta avvenendo in tutta Italia e quindi da Torino fino a Napoli e anche più in giù. E si tratta della ordinaria applicazione del metodo tariffario che riallinea periodicamente i costi ammissibili riconosciuti al gestore rispetto a quanto effettivamente fatturato all'utenza. La differenza eventuale fra i costi ammissibili e quanto effettivamente percepito determina una partita che deve essere recuperata. Questo recupero in questo momento sta avvenendo in tutta Italia, diciamo, nello stesso anno, perché essendo intervenuta la nuova regolazione da parte dell'autorità di Milano, l'autorità di Milano ha invitato gli enti d'ambito a fare questi calcoli in modo tale che queste partite possano essere messe in bolletta da quest'anno in poi. Quindi precedentemente possiamo dire che negli anni scorsi si erano male calcolati le entrate e le uscite, questo è il problema? Non erano male calcolate, semplicemente il metodo tariffario normalizzato prevedeva una valutazione ex ante, quindi con costi preventivi, anche con una valutazione dei volumi preventivi venduti. Poi nel caso i costi effettivi fossero diversi, gli investimenti realizzati diversi dal preventivato e soprattutto anche i volumi venduti inferiori, come spesso è stato, ai volumi previsti, questo generava un disallineamento fra diciamo, i ricavi del gestore e i ricavi invece che avrebbe dovuto ricevere. Questo disallineamento costituisce, diciamo, un conguaglio regolatorio che va recuperato e che è sempre stato recuperato in tutti questi anni dal 1996, da quando si applica il metodo tariffario. Semplicemente oggi, diciamo, di tutta questa attività che veniva normalmente svolta in tutta Italia, in tutti gli enti d'ambito, è diventata, come dire, di dominio pubblico perché l'autorità di Milano ha inteso renderla, come dire, trasparente verso l'utenza, indicando separatamente in bolletta queste partite pregresse. Ante 2012, ma a quali anni facciamo riferimento e perché non vige il principio della non retroattività? Vige il principio della non retroattività, ma non si applica in questo caso perché non si tratta di recuperare somme sui volumi venduti, sui consumi degli utenti degli anni pregressi. Si tratta semplicemente di riallineare i costi ammissibili e questa componente quindi è una componente tariffaria, è una componente di competenza 2014, quindi non c'è retroattività e non c'è prescrizione. Nel caso di Gori in particolare la revisione tariffaria è stata fatta prima nel 2012 e poi è stata confermata a seguito della delibera d'autorità a giugno del 2014 e quindi addebitata all'utenza secondo le norme di legge da parte di Gori dal 2014 in poi. È giusto che però facciamo riferimento al 2006-2011 come fatturazione, quella che è stata inviata si riferisce a quel periodo? Il riallineamento dei costi riguarda quel periodo e in effetti questo riallineamento è stato calcolato nel 2012, quindi dopo circa 6 anni di gestione. E quindi, ripeto, è stato poi confermato nel 2014. Cittadini pronti a contestare queste fatture, sindaci pronti a chiedere incontri, moratorie, sospensive, revoca della delibera. Lei ha già incontrato qualcuno dei primi cittadini? Sì, abbiamo incontrato alcuni sindaci, soprattutto quelli in cui erano fissati gli appuntamenti già prima di questa vicenda.
e credo che quando poi viene spiegata in, come dire, in termini tecnici e in, in tutti i suoi aspetti, come dire, viene ricondotta alla comprensione, quindi questo che ci promettiamo di fare nei prossimi giorni anche a vantaggio di tutti quanti. Fatture che arrivano a gran parte degli italiani, ma nelle altre zone d'Italia non si assiste a questa levata di scudi, a questa sommossa? No, non mi risulta. Mi risulta che nelle altre città il problema è stato posto all'attenzione, ma non, come dire, non è così eclatante come abbiamo in questo territorio.